Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Cicala. Oggi siamo qui con Cristiano. E nulla Bella. ragazzi, cosa andremo a fare oggi? Il nostro completo personale, mio e di Cristianox ragazzi. Allora, il completo è composto dal borsone camo marrone ragazzi, scarpette invisibili, joggers marroni, giubbotto antiproiettile marrone, maschera moddata, doppia maschera moddata e occhialini. Ragazzi, questa qui invece è la macchina che dropperemo domani sera alle 9 nel drop e nel raduno, quindi ci dovete essere assolutamente tutti. Iscrivetevi ai nostri canali se non l'avete ancora fatto. E nulla ragazzi, possiamo partire col video. Prima di tutto, cosa da fare? Importante, diventare un CEO ragazzi. Una volta che siete diventati CEO, entrate nel negozietto, andate dalla cassiera e dovete fare una cosa semplice. Allora, andate dalla cassiera ragazzi. Io in questo caso devo cambiare un attimo completo perché ho il borsone, mi metto questo qua, ok. Premete freccia destra, andate su completi standard, ragazzi, e mettete il bagnante. Una volta messo il bagnante, ragazzi, uscite dal negozio. In questo caso Xianox sta facendo il completo con me perché non l'ho ancora fatto. Cosa farete, ragazzi, a questo punto? Andrete in questa attività, non dovete ancora entrare. Allora, avete il vostro completo, giusto? Andate su SEO. Gestione, stile e ragazzi dovete andare su il stile che si chiama Signore della Guerra, ragazzi. Una volta messo Signore della Guerra, eccolo qua, vedrete che ha i joggers marroni, premete freccia destra per entrare. È veramente semplice da fare, ci sono alcuni passaggi un po' difficili, ma non troppo. In questo caso Xianox è con noi, bene. Cosa fate? Avviate la partita. Ovviamente non bisogna farlo in due ragazzi, ma anche da solo. In questo caso l'abbiamo fatto in due. Ok, quando siete in sta schermata, ragazzi, quando siete da soli, quittate da soli. In questo caso io sono con Xianox, quindi al mio 3 dovremo quittare. Tieni pronto, clicca cerchio e al mio 3 clicca X. 1, 2, 3. Una volta che avrete quittato, ragazzi, spawnerete con il completo vostro, no, sì, con il completo vostro, esattamente come vedrete. Cosa fate? Entrate nel negozietto, ragazzi, andate su le maglie, quindi subito a destra, e cliccate freccia destra. Scorrete freccette giù fino a che non vi darà il completo di prima. In questo caso ce l'ha dato. Cosa fate ora, ragazzi? Andate semplicemente qua dalla cassa, fate Secure Reserve, ritirati, freccia destra e salvate il completo, ragazzi. Lo salvo qua, nuovo completo. Ok, una volta il completo salvato, vi togliete tutti i cappellini e accessori vari. Andate su, allora, andate su copricapo, ragazzi, e mettete, no, copricapo nulla, ho sbagliato. Andate qua, eccoli qua, dalle scarpe, ragazzi, andate su scarpe di Arena War e dovrete mettere le scarpe numero, ve lo dico subito, dove sono, dove sono. Allora, eccole qua. Le scarpe numero. No, quali cazzo sono? Non ci sono più, ragazzi, ho perso le scarpe a posto. Dove sono? Dove sono? Sono quelle marroncine, ragazzi, che ho perso di vista. Allora, ho perso le scarpe a posto. Allora, brutta sta storia. Allora, non mi ricordo più quali erano. Un attimo solo. Eccole qua. Numero 32, ragazzi, scarpe luci blu e stampa. Le mettete, ragazzi, come vedete avrete già le caviglie invisibili, quindi primo passo fatto, ragazzi. Una volta fatto ciò, andate a salvare il completo per la prima volta. E ragazzi, una volta che l'avete salvato, allora, dov'è? Nuovo completo numero 8. Una volta che l'avete salvato, andate su parti superiori. Andate su, ragazzi, dov'è? Allora, andate su precisamente. Ok, andate qua su giubbotti da lavoro e dovete selezionare il giubbotto marrone che è questo qui. Non, no, o sì, no, è questo qua. Ok, protettivo pesca numero 21, ragazzi. Una volta selezionato, tornate indietro, andate su magliette, su maglie, no,
su magliette, che non so dove cazzo sia. Allora, magliette, magliette, eccole qua. Andate su magliette, ragazzi, e dovrete mettere la maglietta numero 52, ragazzi, maglietta beige. Una volta fatto tutto ciò, salvate il completo un'altra volta. In questo caso io il completo originale l'ho chiamato Chica Cristiano. Salvate il completo, ragazzi, e il primo pezzo è finito. Cosa dovete fare ora? Andate qua dagli occhiali e comprate gli occhiali sportivi numero 10, Outlaw Beige, e risalvate il completo, ragazzi, sempre sullo stesso nuovo completo. Una volta salvato, uscite dal negozio, ragazzi, e vi dirigete alla spiaggia. Allora, in questo caso io prendo la macchina. Vi dovrete dirigere in questo negozietto qua, di vestiti qua, che è quel negozio di vestiti prima della spiaggia, ragazzi, che è il più vicino, diciamo, per buggarsi e fare il resto dei glitch. Quindi ci dirigiamo lì per fare il glitch. Non faccio tagli di clip, ragazzi, almeno vedrete tutto come è fatto alla precisione. Il prezzo, diciamo, effettivo di tutto il completo sarà girato sui 50-60 mila dollari, se non avete già acquistato i completi che ci serviranno dopo. Se no vi può costare anche veramente un po' di più. Allora, andiamo nel negozietto, sempre se ci arrivo vivo. Perché figa cotoletta, mi sto stampando di palo. Tu come sei messo, Cristiano? Sei riuscito a fare quello che ti ho Sì. detto? Ok, ragazzi, una volta arrivati qua, andiamo alla cassa di nuovo e andiamo su Completi Arena War. Personaggi Republican Space Ranger. Lo selezionate, ragazzi. Una volta selezionato, uscite dal negozietto e andate dal telescopio alla spiaggia per fare il primo salvataggio. Quindi vi dirigete precisamente qui, ragazzi, dove vi ho messo il puntino. A parte i pappagalli che si stanno stuprando, non so per quale motivo, ma va bene. Allora, ci dirigiamo al telescopio. Ok. È abbastanza semplice comunque, ragazzi, come completo. Come potete vedere, questi qua sono i joggers più facili da fare fra tutti i colori, perché è una cavolata salvarli. Basta avviare l'attività e avrete i joggers marroni. Allora io qua passo di qua, passo, perché non ci voglio di farmi il giro lungo. Taglio tutto. Ok, ragazzi, una volta arrivati qua dove sono io, posteggiate il veicolo. Dovrete correre a fianco al telescopio e mentre correte premere freccia destra. Vi si dovrà togliere la maschera e rimanere il personaggio così. Non vi muovete, aprite il menu interazione, stile, e selezionate, ragazzi, il completo nostro, quello che abbiamo appena fatto. E vedete che vi si trasporterà la maschera dello Space Ranger sopra gli occhiali e sopra il completo. Una volta fatto ciò, tornate nel negozio di vestiti per salvarlo. Quindi torniamo indietro, in questo caso andiamo in questo qua che è un po' più vicino. Allora andiamo. Perfetto. Andiamo al negozietto. Easy, easy. Ok, ragazzi, arrivati qua, entriamo dentro. Ovviamente avrete sempre il completo così come ce l'ho io. Entrate dentro, vi dirigete alla cassa e lo salvate.
Una volta salvato, ragazzi, andate su di nuovo, completi Arena War, integrali, e dovrete selezionare il numero 13 con galassia blu. Una volta selezionato, andiamo di nuovo al telescopio a fare il glitch, ragazzi, per salvare questa maschera ulteriormente sotto le altre due cose, ovvero sotto l'altra maschera dello Space Ranger e sotto gli occhiali. Quindi andiamo, ragazzi, di nuovo alla spiaggia. L'unico sbatti è questo qua, che è un po' distante il negozietto, ma neanche tanto, ragazzi, quindi non è un problema esagerato. E vi ricordo che per partecipare a tutte le sessioni, per fare bella figura, ovviamente dovrete avere il nostro completo addosso, ragazzi. Anche perché, come vedrete, alla notte si illumina al buio la testa. Allora, andiamo dal telescopio, sempre se ci arriviamo vivi, come dico io. Ok, qua via. Vabbè, che sfiga, ho beccato l'unico buchetto di merda, l'ho beccato io. Ok, eccoci qua, ragazzi. Una volta arrivati qua, semplicissimo come prima, correte e spammate freccetta destra, ragazzi. Una volta che vi si sarà tolta la maschera, stile, e selezionate, ragazzi, il completo. Come vedrete, fate 2-3 metri e bam, ragazzi. Il completo è quasi finito, manca solo il borsone, ragazzi. Cosa fate ora? Andate dal negozio di maschere e lo salvate lì, almeno fate meno strada. Per fare il borsone, ragazzi, l'unico problema è che vi ci vorrà un amico, ma tranquillamente lo troverete. Basta che entrate nella nostra community barra gruppo di Telegram, ragazzi, e cercate qualcuno con il quale fare l'attività per il borsone marrone. Ok, ragazzi, arrivati al negozio di maschere. Cosa farete? Freccia destra, quadrato, e lo salvate. No, ho sbagliato slot. E lo salvate, ragazzi. Perfetto. Una volta salvato, Sextiano c'è, ci sei fra. Hai Sì, fatto già tutti i passaggi, anche ci siamo. te? A posto. E allora, fate, avviate l'attività del jogger smarrone. Sempre se la trovo. Allora, no, queste qua non sono le mie. Dove cazzo va? Allora, Joggers, eccole qua. Allora, Purple, Black, Brown, Camo si chiama, ragazzi. La startate. Ok. Invitate il vostro amico, in questo caso invito Cristiano. Non me lo fa invitare? Non lo so, ti è arrivato? Ok, mi sa di sì. Non lo so, ti è arrivato l'invito? Sì, perfetto. Ragazzi, ovviamente sarete sempre in due a fare questa attività, quindi per farla in due dovrete quittare insieme allo stesso tempo, ma per salvare il borsone c'è un passaggio da fare. Quindi ora vi spiegherò tutto. Allora, ok, una volta entrato vostro amico, avviate la partita. Vi lascerò il link per il borsone camo marrone nei commenti, quindi state tranquilli. Ok, ragazzi, una volta dentro fate pronto a giocare. Ah, ragazzi, scusate, ho sbagliato un passaggio, sono un coglione. Allora, quando farete l'attività del borsone, il borsone non dovete metterlo su sto completo. Quindi in questo caso mi sa che Xiano anche ha sbagliato. Vieni qua, Fra. Vieni da me. Ti sei tolta la maschera buggata, vero? Sono un coglione. Ragazzi, dovete mettere, allora vi spiego. Una volta fatto il completo, dove eravamo arrivati prima, lo salvate e mettete un altro completo sul quale salverete, ragazzi, solo il borsone. Per il quale motivo? Perché, come vedete, vi si toglierà la maschera buggata. Quindi in questo caso sia io che lui dovremo rifare il completo dopo. Però è una cazzata. Allora, cosa fate ora? Andate su stile, ragazzi, luci vestiario e le cambiate per 5-10 secondi e poi lo lasciate su pulsanti.
Una volta passati 5-10 secondi. Quindi in questo caso sto continuando. Ok, pulsanti. Ora, apri il cellulare, Cristiano. Vai sull'attività, premi quadrato. Appena ti dà sei sicuro, dimmelo. Ok. Al mio 3 clicca X. 1, 2, 3. A posto, ragazzi. In teoria, ora quittando tutti e due, vi si salverà il borsone. Vi ripeto sempre, ho sbagliato un passaggio, quindi il borsone lo dovrete salvare su un altro completo che non sia il nostro. Perché sennò vi si sbagga la maschera, ragazzi. Tanto faccio vedere anche il transfert del Perfetto. borsone Sì, all'altro. esatto. Eh sì, per forza lo faccio vedere anche perché non tutti sono capaci. Infatti ora lo faremo vedere. Ora, ragazzi, spawnerete al porto, stranormale, quindi state tranquilli. Col borsone, come vedete. In questo caso, vi ripeto, ho sbagliato perché ce l'ho su sto completo, ragazzi, ma non lo dovrei avere su questo completo. Però io in questo caso sono fortunato perché? Perché io basta che faccio così e vi faccio vedere come andava fatto. Allora, in poche parole, esempio. Io il borsone l'avevo messo su questo completo perché non è moddato. Dovete fare la stessa cosa. Quando avete finito di fare il completo, lo salvate, vi mettete un altro completo a caso come questo e vi mettete il borsone su questo completo. Una volta messo il borsone su questo completo, lo andrete a passare sul completo moddato ed uscirà questo, ragazzi. Ora vi farò vedere come fare tutto ciò. Quindi chiamo un oppressor perché con la macchinina non si fa nulla, quindi Motorcycle, mandiamo via la macchinina, anche se mi dispiace. Chiamo l'oppressor, prendo l'oppressor. Ok, e ci dirigiamo, ragazzi, alla spiaggia. Ora, quindi vi ripeto velocemente i passaggi. Vi fate il completo con le caviglie invisibili. Vi mettete tutte le maschere e gli occhiali buggati. Salvate il completo, ragazzi. Una volta salvato il completo, mettete un completo random, un completo a caso che non sia quello nostro moddato. E avviate il borsone. Una volta avviato il borsone, spawnerete nell'attività. Uscite in contemporanea col vostro amico dopo aver fatto 10-5 secondi di pulsanti, ovvero di cambiamento dello stile, per far salvare, diciamo, il borsone. Una volta quittati, spawnerete al porto. Una volta al porto, ragazzi, andrete con il completo col borsone alla spiaggia, come sto facendo io. Ok, e una volta alla spiaggia dovrete salvare il borsone sul completo non moddato, quindi ovvero in questo caso io su questo qua della zebra. Io però in questo caso l'ho già salvato, quindi vi farò vedere direttamente l'ultimo passaggio, che è uguale, ragazzi, all'altro. Cosa farete? Vi buttate dalla moto, aprite il paracadute, ragazzi, con il completo non moddato, aprite il menu, andate sul completo moddato e lo selezionate, ragazzi. Una volta che voi lo selezionerete, automaticamente al posto di avere il borsone sulla zebra vi si trasferirà su quello moddato. Quindi cosa fate? Vi andate a schiantare contro il negozio di maschere, ragazzi. Una volta schiantati contro, ragazzi, dovrete spammare freccetta destra affinché vi entri dentro. In questo caso a me è andato. Cosa fate ora? Quadrato e lo salvate su il completo. Una volta salvato, ragazzi, non vedrete il borsone, ma basta che andate su stile, cliccate sul completo. E nulla, e sono un coglione perché non me l'ha trasferito. E vi spiegherò anche perché. Che figura di merda. Allora, come vedete, io ho su questo il borsone, no? Per salvare il borsone su questo, dovrete metterci stile paracadute e mettere il paracadute Israele per fare il passaggio, ragazzi. Quindi, cosa facciamo? Andiamo sull'oppressor. Ve lo faccio rivedere velocemente. Allora, oppressor, dove cazzo sei? Eccola qui. Ok, salite sull'oppressor e scendete. Ovviamente il paracadute Israele lo comprate dalla Munition. Una volta selezionato il paracadute Israele, vi dirigete un attimo qui dal negozio di maschere e salvate il completo moddato con il paracadute israeliano. Quindi salviamo, nuovo completo. Ok, una volta salvato con il completo israeliano, mettete il completo di prima, quindi il completo con il quale avete salvato
il borsone e rifate il passaggio che ho fatto prima per passare il borsone. Porca troia, sono volato come un piccione. Bello. Allora, vediamo se ci riesco a prendere l'oppressor. È una sfida. Oh, che cazzo, gioco di merda. Guarda come. Ma dai, ma stiamo scherzando, guarda come si è buggato l'oppressor, ragazzi. Ma guarda! Che schifoso sto gioco. No, oh, ce l'ho fatta, la buon'ora gioco. Ci alziamo in volo. E ci lanciamo, ragazzi. Troppo basso, 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 troppo basso. Porca troia, porca troia. In questo caso ho sbagliato tutto, però ci provo, ragazzi, ci provo. Io ci proverò sempre. Come potete aver visto, non è andato, perché ho sbagliato l'atterraggio, ragazzi. Se sbagliate l'atterraggio, ripetete i passaggi finché non ci riuscirete. Quindi selezionate di nuovo il completo col borsone, prendete l'oppressor, o comunque sia un elicottero, cioè non ci vuole per forza l'oppressor, ragazzi, perché non tutti ce l'hanno. Però vi ci vuole qualcosa di volante per il quale dovrete andare in cielo e lanciarvi col paracadute. Quindi cosa facciamo? Ci alziamo bene 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 in alto, perché sennò non riusciamo a salvarlo, e ci lanciamo. Una volta lanciati, aprite il paracadute, touchpad, stile, e selezionate il completo moddato. Come vedete vi rimane il paracadute israeliano selezionato. Se vi succede così, vorrà dire che vi sta andando il glitch, ragazzi. Ora vi stampate come prima qua e spammate freccetta destra, sperando che Gesù voglia bene a noi. Come vedete, ragazzi, ora abbiamo il borsone sul completo moddato, quindi il completo è ufficialmente finito. Però il borsone non è salvato. Per salvarlo, cosa dovrete fare, ragazzi? Prendere sempre l'oppressor, andare in cielo, lanciarvi contro lì, spammare freccia destra e salvare il completo. Quindi ora vi farò vedere. Quindi una volta che abbiamo il borsone, ci alziamo in volo e ci lanciamo. A me il gioco mi vuole male, quindi mi fa atterrare di merda, veramente tanto di merda. Dai, 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 dai. No, 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 no. Gioco di merda. Gioco di merda. Nulla, ragazzi. A me il gioco mi vuole male e non ci sto riuscendo. Quindi non farò i tagli, vi ripeto, per farvi capire anche la difficoltà del glitch. Almeno. No, perché se taglio poi dicono, minchia, così facile, e poi mi scassano il cazzo nei commenti. No, ragazzi, non è facile fare sto passaggio. Poi a parte che cazzo di ora è, l'1:20 di notte, io sto registrando un video, quindi potete capire come sono messo male. Vabbè, che gioco di merda, guarda, non mi fa lanciare! Vabbè, mi è sceso la. Va bene, va bene, va bene, GTA, va bene. Ah, mamma mia, GTA 5. Ok, una volta qui, ragazzi, vi lanciate. Opla, aprite il paracadute e vi dovrete stampare come un piccione in calore nel negozio di maschere, ragazzi. Una volta che siete in piedi, spammate freccia destra. Ok, è andato, ragazzi. Salvate il completo. Ora andate su stile, selezionate completo e avrete il borsone, ragazzi. Mamma mia, è stato un parto portarvi questo video perché, come avete visto, non è proprio facilissimo, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Quindi vi lanciamo un bel saluto, io e Xtiano, ragazzi, ci vediamo domani sera alle 9 in live. Bella, regà. Bello.